Ma credo abbastanza tipica dai risultati che ha avuto questo spettacolo, nel senso che le persone sono sempre venute a dirci che si riconoscevano in maniera particolare in questo tipo di problematica, perché poi c'è una problematica. Una famiglia che inizialmente sembra anche piuttosto evoluta, no? Nel senso che tutti i figli stanno andando via, chi è all'università, chi si è sposato, chi vive in Belgio, lavora in Belgio. E quindi queste due persone, non ancora proprio vecchissime, vogliono ricostruire un po' il loro rapporto, essere un po' più liberi. E poi man mano invece le cose evolveranno in maniera del tutto diversa. E questo secondo, diciamo, questo fatto che i figli poi in qualche modo ritornano, pare che sia molto, molto, molto ricorrente, perché spesso ci dicono: sembrava di stare a casa nostra, e quindi. Però il tutto trattato in maniera da commedia, carino, disinvolto, ma dice anche una certa verità. Chi sta peggio, i figli o i genitori? Ma credo che stiano molto bene tutti e due, nel senso che poi i genitori, soprattutto questa madre, dice, ma in realtà è molto contenta poi di poter comunque occuparsi ancora di questi figli, anche se li spinge verso l'esterno, come un pochino io ho fatto con i miei figli, perché io ritengo che invece noi in Italia li tratteniamo un po' troppo, siamo molto mammoni, paponi, abbiamo paura. E invece i miei figli, devo dire, si sono evoluti molto presto. Chi perché ha voluto subito mettere su famiglia e l'ho fatto molto bene come mia figlia, sia anche perché chi ha fatto l'università fuori. Io credo che l'università andrebbe fatta sempre fuori, perché, come fanno negli altri paesi, perché è un modo per imparare a vivere, insomma, per essere più indipendenti. Qual è il rapporto di Paola Gassman con Palermo e col Teatro al Massimo? È un rapporto che stavo prima parlando con Morgante, che dura da tantissimi anni. Io sono stata, cioè la nostra compagnia, quella di Ugo e mia, è stata al Dante prima, Teatro Dante, per tantissime stagioni, e poi abbiamo visto nascere l'apertura di questo teatro e siamo stati presenti ancora molto, perché è un po' il punto di riferimento delle compagnie private, no? Le compagnie che così cercano asilo nei vari posti, e devo dire che è un punto di riferimento molto piacevole. Palermo mi piace molto, la Sicilia in generale, quella la frequento molto. L'altro anno ero a Siracusa, poi sono stata molto anche a Catania, a Palermo. Insomma, la Sicilia, noi diciamo sempre, è una terra molto teatrale, quindi ci accoglie bene. È una bella famiglia italiana. Intanto c'è un padre e una madre, quindi non ci sono genitori in conflitto tra loro, quindi c'è una famiglia vera. I figli sono tutti sistemati, però ahimè, come succede oggi, poi tornano uno per volta a casa e lì cominciano i problemi. Chi non va più d'accordo con la moglie, chi vuole ancora magari tentare di avere delle avventure, insomma, stentano un po' a trovare quell'equilibrio che invece i genitori hanno trovato. Però poi, grazie proprio ai genitori, i figli recuperano la propria serenità. Qual è il suo rapporto con Palermo e col Teatro al Massimo? Beh, io vengo al Teatro al Massimo da parecchio tempo, ho l'onore di avere questa amicizia con Aldo Morgante che gestisce questo spazio e abbiamo dei progetti in comune e qui mi sono trovato sempre bene, ma credo che qui si siano trovati bene tutti. Mio bel filosofo, sai, Sergio, ora che siamo tornati nuovamente padroni della nostra casa, mi verrebbe quasi la voglia di ordinare una pizza e di mangiarcela sbracati sul divano, come non ho mai permesso di fare ai ragazzi in tutti questi anni. Ma sì, viva l'anarchia! Oh! Vado a prendere due birre. Bravo! Gelate. Ma sì, in fondo ci sono ancora tante cose nuove da poter fare. È un po' come avere una seconda vita davanti, ancora tutta da sperimentare. Sai qual è il bello della nostra età? Quale? Che finalmente possiamo godere il tempo che viviamo.
Quando ero giovane c'era sempre la scuola, le raccomandazioni dei miei genitori, i loro divieti, tutto da fare, tutto da scoprire, tutto rimandato a domani. Poi il lavoro, la famiglia, i figli. Adesso invece possiamo vivere il presente. Dai, mi faccio un goccio di birra. Senti, non ti stupire, ma io ho voglia. Hai voglia? E chi si stupisce? Ah, no, ho voglia di pensare un po' solo a me stessa. Ecco, sono 30 anni che pensi sempre solo ai figli. Ma per forza, c'era sempre un problema. Quelli non si ammalavano mai tutti insieme, sempre uno dopo l'altro. Dio, quanti raffreddori, influenza, il morbillo, la rosolia, la scarlattina, il soffio al cuore, che poi per fortuna è scomparso, il trapotto, la gamba rotta per lo sci, il testicolo che non scendeva. Ah, quello di Pedro? Ma poi è sceso. Sì, è sceso. Sei sicura? È sceso, è sceso. Te lo dici tu. Della virilità dei nostri figli abbiamo avuto ampie prove. Però in fondo possiamo dirci soddisfatti del nostro lavoro di genitori, non credi? Del tuo lavoro? Io ho contribuito solo portando i soldi a casa. Ma senza quei soldi? Come avremmo potuto accompagnare i nostri figli negli studi, mandarli all'estero, imparare le lingue? Forse sarebbe stato meglio non dargli tutte queste opportunità. Adesso starebbero ancora qui con noi. Ma se i tuoi figli se ne andassero per la loro strada, venire noi a essere. Ma venite piuttosto qualche volta voi, invece di fare tutti quei viaggi. Ma sei sicura che non potrei parlare di qui? Ah, ho capito, va bene, te lo sono io. Tanto stasera torno all'ovile. Sì, caro, mi raccomando, venite presto, eh? Ciao, ti saluto tutti. Ciao, cara, ciao. È la mia madre? Sì, sì, la tua mogliettina che ti saluta e ti aspetta impazientemente. Lo chiama sul fisso per controllarlo. Fa proprio bene. Due venti. E certo, 10 minuti fanno una bella differenza. Sì, quella Alessandra. Abbiamo litigato un po' e alla fine lei si è messa a piangere. Purtroppo è ancora innamorata di me. Cosa vuoi fare? Oh, che ragazzo altruista. Innamoramente avrei dovuto consolarla. Sei pregato di non scendere nei particolari. Dai su, Emilio, finisci di caricare la macchina. Mentre dico due parole a tua sorella. Stai sicuro che gli daranno i soldi di nascosto? Io almeno sono sicuro che non ti mancherà da mangiare. Grazie. La mamma invece ti darà dei soldi. Ho visto che li metteva di nascosto in una busta. Come se la carta di credito che ti abbiamo dato non bastasse. Ma quella si scarica così in fretta. E che fa batterie? Papà. Oh, io ti adoro, ma non per i soldi. No, eh. Perché? Peperoni no, eh. E dai, mamma, siamo solo io ed Emilio. Ma così non sarai costretta ad avvelenarti in tutti quegli autogrill. Su, muoviti, vi state facendo tardi. Comportati come si deve e abbi cura del monolocale che ti abbiamo affittato. Con quello che ci costa. Ecco, la voce del portafoglio. Tienilo in ordine, pulito. Tu, Emilio, guida con prudenza. E soprattutto, ricordatevi tutti e due che qui... Vai. Grazie, papà. Grazie di tutto. Proprio di tutto, eh. Elisa? Elisa? Sono partiti. Mi sento così stordita. Senti qualche silenzio. Diana riempiva davvero questa casa. Però è stato bello di abbracciare quel mascalzone di Emilio, anche se solo per un giorno. Dio, che tristezza! Dai, su, dai, non ti voglio vedere così abbattuta. Oggi è il nostro 25 aprile, festa della liberazione. Sì, sì, ma ora che siamo tornati nuovamente liberi, che ci inventiamo? Io non mi ricordo più com'ero prima di diventare madre. Devo essere passata direttamente dalla discoteca alla sala parto. Darsi qualcosa di nuovo? Hanno tutti preso il volo? Piano, piano con queste voli. Io non li vedo ancora. Diana deve fare l'università, poi la specializzazione. Poi trovarsi un lavoro. Diana è così concreta, intelligente, simpatica, furba. Ha preso tutto da me.
Che senso di vuoto? Credo che sia troppo. Oh Dio. Ecco fatto. Povera mamma, adesso piangerà per tutto il pomeriggio. Però un po' mi dispiace lasciarmi solo. Sono l'ultima che se ne va. Non vedevamo l'ora. No, voglio dire, è giusto che i figli prendano il volo. Fa parte della vita, no? Papà, ti...